Prima di tutto, grazie per l'invito. Sapete che è sempre un piacere partecipare, per quanto mi riguarda, alle iniziative del Movimento Giovani Padani su tutto il territorio piemontese, non solo, perché come è stato ricordato prima anche da Gianna Gancia e da altri interventi, c'è oggi una classe dirigente in Piemonte, non solo, che è nata nel Movimento Giovani Padani, che si è formata, e anche chi è classe dirigente adesso, ma è entrata nella Lega prima di noi, allora non si chiamava Movimento Giovani Padani, ma era comunque il gruppo giovanile della Lega Nord. Quindi da sempre la Lega parte investendo molto sui giovani, formandoli e poi portandoli a rivestire anche ruoli di responsabilità, e questa non è una cosa scontata, perché come è stato detto anche in alcuni interventi precedenti, negli altri movimenti politici e negli altri partiti ci sono ragazzi che possono avere tutti i numeri che vogliono, ci sono ragazzi che possono essere bravi, avere seguito e impegnarsi, ma lo spazio non c'è. E quindi, per quanto uno possa avere capacità e possa essere bravo, bisogna sempre essere consapevoli che se nella Lega tanti giovani hanno dei ruoli di responsabilità è perché c'è una filosofia di fondo che è partita da Umberto Bossi ed è stata portata avanti da Roberto Maroni, che fa sì che lo spazio per i giovani si apra e si possa far sì che chi ha qualche numero possa dare di più al movimento e possa diventare classe dirigente. Quindi questo non è mai scontato. E voglio dirvi che qui a Cuneo voi avete fatto, da questo punto di vista, un lavoro fantastico. In tanti hanno fatto i complimenti, hanno ringraziato Alberto Grignone per quello che ha realizzato come coordinatore provinciale di Cuneo, lo voglio fare anch'io, e voglio aggiungere che se Alberto oggi è il coordinatore nazionale del Movimento Giovani Padani del Piemonte, sicuramente è perché è stato molto bravo, ma sicuramente è perché siete stati molto bravi tutti quanti voi. Sicuramente è perché la squadra del Movimento Giovani Padani di Cuneo è stata una squadra vincente, è stata una squadra che ha creato grandi risultati, e quindi il successo e il premio che ha ricevuto Alberto è un successo e un premio che avete ricevuto tutti quanti voi. Quindi questo non dimenticatelo, perché significa che davvero avete fatto un grande lavoro e davvero avete dimostrato di essere bravi e capaci di fare delle cose importanti per la Lega Nord. E quindi complimenti Alberto. E per quanto riguarda Flavio, tu hai una responsabilità molto importante, perché raccogliere un'eredità di questo tipo non è semplice, ma sono sicuro che con questa squadra, con questo gruppo di ragazzi, con questo spirito, sicuramente non avrai difficoltà, e sappi che potrai sempre contare sicuramente sull'aiuto di Alberto, ma sull'aiuto di tutta la struttura del Movimento Giovani Padani e sull'aiuto della Lega Nord. Questo te lo dico da vice segretario nazionale, sappi che sarai sempre supportato, aiutato, e per qualsiasi cosa potrai contare sull'aiuto della Lega in questo importante incarico che stai per rivestire, in questo importante incarico che andrai a rivestire anche per il bene della Lega Piemontese, perché avere un movimento giovane importante e forte fa bene alla Lega prima di tutto, del tuo territorio e del Piemonte. Vorrei poi fare un'analisi e ricollegarla a quello che diceva prima la Presidente Gancia, ha detto una cosa che io condivido in pieno, quando ha detto che c'è una grande differenza tra la formazione e il plagio, e lei lo diceva per quanto riguarda gli aspetti culturali, verissimo, ha citato esempi storici, ha citato come viene insegnata la storia nelle scuole, ha insegnato qual è il leitmotiv culturale che ci viene inculcato fin da bambini e che ci vuole far vedere una realtà diversa da quella che è, ma io vorrei fare lo stesso esempio anche su quella che è l'attualità, cioè su quello che fa il giornalismo, su quello che fa l'informazione. Mai come oggi stiamo vivendo una situazione in cui la realtà viene distorta quotidianamente per il servizio dei poteri forti per cancellare la verità, nasconderla e presentare una realtà totalmente diversa dalla verità, che tendenzialmente poi danneggia il nostro pensiero e danneggia il nostro movimento. Io vi faccio un esempio che si ricollega anche al discorso della squadra che vi dicevo prima. Io sono rimasto veramente scandalizzato dall'attacco mediatico che c'è stato a un ragazzo della provincia di Cuneo, che oggi è a mio avviso anche una delle più grandi risorse che ha la Regione Piemonte e che ha la Lega Piemontese, che è l'assessore Claudio Sacchetto. Voi sapete bene che per mesi settimane si è presentato Claudio Sacchetto, che aveva il merito di aver rinunciato a un privilegio, quello dell'auto blu, cosa che avevo fatto anch'io da vicepresidente del Consiglio regionale, aveva questo merito, aveva rinunciato all'auto blu e si muoveva col proprio mezzo, e questo gesto di responsabilità e questo gesto che aveva lo scopo di far risparmiare l'ente pubblico e di fare qualcosa di utile per la collettività è stato rigirato, è stato trasformato come qualcosa di negativo e come qualcosa per cui Claudio Sacchetto e la Lega si dovessero vergognare. Io vi assicuro che Claudio ha vissuto dei momenti molto complicati, molto brutti in queste settimane, perché non è bello
essere massacrato mediaticamente, non potendo poi rispondere, perché quando parte un certo tipo di attacchi, qualsiasi argomento tu porti non serve e non basta. Io vi devo dire questo, dimostriamo di avere questo spirito di fratellanza che noi Giovani Padani abbiamo sempre avuto, che avete sempre dimostrato ad Alberto, dimostratelo anche verso i nostri esponenti politici che hanno dei problemi. State vicino, cercate di fare squadra, perché è stata veramente qualcosa di vergognoso. Quello che vi voglio dire, se è capitato a lui, sappiate che oggi è lui, ma domani può essere chiunque di noi. Perché quello è un sistema che punta a delegittimare la Lega, e quello è un sistema che punta a travisare la realtà e cambiarla accomodandola a quelle che sono le esigenze del potere. E vi posso dare altri esempi di cose che magari non ci toccano direttamente, ma cose scandalose che stanno succedendo in questo paese adesso, di cui non si parla e che non vengano sottoposte all'attenzione della gente per quanto dovrebbero esserlo. Si parlava prima del discorso delle province: saranno chiuse le province, non saranno chiuse, saranno accorpate. Ebbene, c'è un sottosegretario che va in televisione e dice una cosa di questo tipo. Dice: la mia intenzione è quella nel giro di un mese di sciogliere tutti i consigli provinciali e di nominare un commissario, e nel giro di 6 mesi sciogliere le regioni, commissariare anche le regioni. E questo è passato come se fosse una cosa di normale. È passato in televisione, sui giornali, anche col consenso popolare, diciamoci la verità, perché in questo momento se tu vai al mercato e parli con la gente e dici alla gente chiudiamo la regione, chiudiamo la provincia, dopo 2 anni di lavaggio del cervello costante, per cui in regione e in provincia si prendono i rimborsi, si ruba, si mangia, non si lavora, non si fa niente, la gente è anche contenta se il governo in qualche modo va a bastonare gli enti locali. Ebbene, ma chi fa informazione avrebbe un altro compito: non fomentare la pancia del popolo per fare sempre il favore dei poteri forti, di chi ci governa oggi, ma dovrebbe avere il compito di spiegare che, secondo la nostra Costituzione e nella storia del nostro paese, nei 150 anni da quando esiste il paese in cui abbiamo la sfortuna di abitare, perché è unito alla fortuna se pensiamo di essere piemontesi, c'è stato soltanto un caso in cui gli organi eletti dal popolo sono stati sciolti e sostituiti dal podestà. È stato nel ventennio fascista. E allora, ma da una parte, a scuola ci insegnano la retorica, giustamente a mio avviso, della resistenza, ovviamente cercando di connotarla sempre in un certo modo, dell'antifascismo, della lotta per la democrazia e della libertà. E quindi questo dovrebbe essere un valore aggregante della comunità del nostro paese. E poi dall'altra parte però, quando c'è un governo non eletto dal popolo, che vuole sciogliere le assemblee elettive elette dal popolo, gli enti locali, e riproporre quello che è stato il modello di Benito Mussolini, nessun giornale ne parla, nessun giornale punta a scuola. D'altra parte nessuno dice niente, invece, per quanto riguarda il senso positivo per noi, di quello che sta succedendo in Veneto. Perché vedete, ha avuto risalto sui giornali quanto accaduto ad Alessandria durante la raccolta firme della settimana scorsa, quando il sindaco di Alessandria, il presidente della provincia di Alessandria, entrambi esponenti PD, poi perché l'abbiano fatto, sicuramente ci sono anche le loro beghe di partito interne, e qualcuno voleva essere candidato in Parlamento, non sarà candidato e quindi c'è col suo partito, l'altra si trova comunque per gestire un comune in dissesto e quindi ha bisogno di visibilità e di attirare l'attenzione. Ci sono anche quelle motivazioni, ma resta che politicamente è sicuramente qualcosa di importante che esponenti politici di rilievo di un partito che è sempre stato nostro avversario sottoscriva le nostre proposte, perché il succo è che le nostre proposte sono proposte serie e sono proposte che anche altri condividono, anche non le liste. Quindi quella è una vittoria politica. Ma c'è una vittoria politica ancora più importante che sta avvenendo nel nostro paese, di cui nessuno parla. In Consiglio regionale del Veneto stanno approvando una risoluzione e vogliono portare il Veneto a un referendum per dichiarare l'indipendenza del Veneto. E voi direte, beh, sicuramente quella è un'iniziativa della Lega. Sì, ma non solo. Cioè, questa iniziativa è stata sposata anche dal Partito Democratico e dalla Rifondazione Comunista. Avete sentito qualche telegiornale parlarne? Avete letto qualche giornale che non sia la Padania che lo dice? E accidenti, questa sarà o non sarà una notizia importante? Eppure non se ne parla, però si parla dei rimborsi dell'assessore Claudio Sacchetto, che usava la macchina sua, spendendo il suo gasolio, promenando le sue ruote della macchina, promenando la sua carrozzeria, per non gravare sulla regione con l'autobus. Ecco. Questo è quello di cui parlava la Presidente Garcia prima, il plagio, la distorsione delle informazioni rispetto alla realtà. E noi in questo contesto abbiamo un compito molto difficile. E vi dico un'altra cosa, si parlava prima, ne parlava Scaiola, dell'utilizzo dei social network. Molto spesso, per quanto il social network sia importante perché ci permette di raggiungere tante persone contemporaneamente e ci permette di far passare i messaggi nostri
in maniera efficace e puntuale, anche un risvolto della medaglia però, perché se c'è una disinformazione costante che viene dai media, la stessa disinformazione viene fatta anche sui social network. E molto spesso capita, e ce ne siamo accorti con la raccolta firme di questo fine settimana, almeno per me è stato così, io mi sono accorto che 6 mesi di inattività politica, perché diciamoci la verità, dopo quello che è successo questa primavera c'è stata una fase di decompressione del movimento, di riorganizzazione, in cui l'attività politica ha un po' latitato perché si stava riorganizzando, si stava facendo un nuovo programma, si stava decidendo che linea intraprendere. Questi 6 mesi di inattività hanno portato me, ma credo tutti noi, andando forse troppo dietro all'informazione dei social network, alle informazioni di internet, a quello che viene presentato dai media, ci hanno portato a convincere noi stessi che la Lega fosse più in difficoltà di quanto era. Ci hanno anche strumentalizzato. Certo. Perché c'è gente di noi che purtroppo è caduta nell'altra lega. Questo. Quello che voglio dire però è che quel mezzo, che è un mezzo utile, ha portato anche noi in qualche modo a non essere pienamente consapevoli della nostra forza. Messo il naso fuori casa, montati gazebo, per quanto riguarda la provincia di Alessandria, lo stesso in tutte le province, a Cuneo, in tutto il Piemonte, in tutta la Padania, abbiamo visto una presenza massiccia del popolo nei nostri gazebo, abbiamo visto che la gente non si vergogna di essere vista, tutt'altro. Abbiamo visto gente nuova avvicinarsi ai gazebo, abbiamo visto entusiasmo. Io non so cosa è capitato a voi, ma qualcuno di voi è venuto a farmi la battuta sul figlio di Bossi piuttosto che sui diamanti? Credo proprio di no, da noi non è venuto nessuno. Allora cosa vuol dire? Che magari anche tutto questo volerci far sentire in colpa è stata una manipolazione che ha fatto l'informazione, in cui noi però siamo caduti. E che quindi questo cosa significa? Che siamo molto più forti di quello che noi pensiamo. In questo momento il nostro progetto politico non è debole. Noi non abbiamo da vergognarci per quello che è capitato. Quando dicono che la gente pensa che la Lega è come gli altri, non è vero. Lo abbiamo dimostrato con la raccolta firme di questo fine settimana. E quindi utilizziamo i social network, ma stiamo attenti a non cadere anche noi vittima di questa trappola del tutto del sistema dell'informazione. Chiudo dicendovi ancora una cosa che secondo me è un esempio lampante di quanto sia assurdo questo paese e di quanto ulteriormente si tollera l'intollerabile, i mezzi di informazione tollerino l'intollerabile. Qualcuno di voi ieri aveva visto la conferenza stampa di Berlusconi. A me ha colpito molto, ma non mi ha colpito perché Berlusconi è stato condannato a 4 anni. Io non conosco la vicenda, non ho letto le carte processuali, non mi interessa, non so se è innocente o non lo è, non mi riguarda. L'aspetto che secondo me è centrale in quello che ha detto Berlusconi ieri in televisione e che nessuno ha messo in evidenza è il fatto che Berlusconi dice: vedete, io ho appoggiato Monti fino adesso, ora mi hanno condannato, quindi in questo paese c'è qualcosa che non va. E allora adesso io magari tolgo la fiducia a Monti, perché qua bisogna agire in fretta sulla giustizia e bisogna andare alle elezioni anticipate, perché qua fondamentalmente è saltato l'accordo. Questo è stato detto in televisione dall'ex presidente del Consiglio dei Ministri. Cioè, questo che cosa vuol dire? Io non so se ha ragione Berlusconi quando dice che c'è una magistratura che monopolizza il potere in Italia, che è dittatoriale. Io questo non lo so, non lo voglio dire. Però resta un problema. Resta che passa come una cosa normale che nel nostro paese, per appoggiare un governo tecnico, una parte politica si possa far da parte avendo in cambio l'assoluzione da dei processi del proprio leader. Questa è una cosa da Sud America, questa è una cosa da paese del terzo mondo, questa è una cosa che non può essere accettata, questa è una cosa che non esiste. E questo è ancora più grave di quello che dice Berlusconi quando dice che i giudici comandano in questo paese. Il fatto che sia accettabile da parte dell'informazione, da parte della gente, che una parte politica possa contrattare l'immunità per il proprio leader da dei processi e che ci sia un sistema che doveva garantire quell'accordo e che Monti ne sia rappresentante, è qualcosa da pelle d'oca, è qualcosa per cui la gente dovrebbe scendere in piazza con i forconi davvero, ma non succede. E non succede perché? Perché i media non aiutano la gente a ragionare in questo senso. E quindi allora ben venga la formazione, il fatto che tutti i nostri giovani abbiano gli strumenti culturali, la capacità di analizzare la realtà e andare oltre quello che ti vogliono far vedere. Perché soltanto con questa capacità che si ottiene giustamente studiando, partecipando alle iniziative politiche, accrescendo il proprio bagaglio culturale, solo con quell'esperienza e con quella capacità si può capire la realtà, e solo chi capisce la realtà può avere la forza di cambiarla. Ecco, noi abbiamo un compito importante oggi, noi dobbiamo aprire gli occhi ai ragazzi del nord, noi dobbiamo aprire gli occhi alla società del nord e fargli capire quello che è talmente evidente analizzando le cose
talmente lapalissiano che se la gente lo capisse non potrebbe che in massa avere il nostro progetto politico. Se la gente capisse cosa sta succedendo nel nostro paese, qual è la situazione economica su cui si basa questo Stato, per cui tre regioni mantengono il resto dello stivale da 60 anni a questa parte, tutto quello che sappiamo tutti quanti a memoria, inutile che io adesso vi faccia l'inizio, ma se noi diamo alla gente gli strumenti e ben vengano i 12 progetti che sono già un modo di far capire cosa in concreto si potrebbe fare per migliorare la vita della gente, se noi gli facciamo aprire gli occhi, la gente non potrà che venire sulle nostre posizioni. Non so quanto tempo ci vorrà, sicuramente sarà complicato, ha ragione il Presidente Gancia, non è semplice, perché quando si va controcorrente c'è sempre da perdersi dal punto di vista personale, quindi bisogna avere coraggio e non pensare che fare le rivoluzioni, che siano politiche o culturali, sia qualcosa che ti lascia indenne, non è così. Non è così, bisogna essere pronti a pagare anche il prezzo, ma insomma io qui vedo un bel gruppo di guerrieri, un bel gruppo di ragazzi, come diceva qualcuno prima, con le palle sotto, e non me ne vogliono le signorine perché vale anche per le ragazze, di persone determinate, con voglia di fare, e, beh, lo spirito è quello, e con voglia di fare, e con voglia di fare, che potranno sicuramente cambiare in meglio questo paese e far vincere il progetto della Lega. Buon lavoro ragazzi!